La danza è connessione. Connessione di piedi, gambe, ginocchia, anche, bacino, braccia, testa e cuore. È un'energia che dalle dita dei piedi fino alla punta del più lungo dei nostri capelli connette ogni parte del nostro corpo, ogni fibra dei nostri muscoli, ogni articolazione che tiene insieme le nostre ossa. Quando danziamo è come se ogni cellula del nostro corpo si muovesse e con essa anche ogni strato della nostra anima. La danza permette al corpo di muoversi nello spazio e oltre lo spazio connettendo le nostre emozioni a quelle di chi balla con noi, ma anche di chi ci guarda, di chi ci sente. La danza, infatti, è ascolto, prima ancora di essere movimento, ascolto del nostro corpo che si muove nello spazio, della musica che contrae i nostri muscoli, dell'aria che spostiamo attraverso i movimenti, ascolto dello spazio che ci sta intorno e delle persone che, con noi, lo condividono. La danza è uno dei primi modi con cui l'uomo ha imparato ad esprimersi. Pensate ai bambini, fin da piccolissimi, quando sentono una canzone, ne assecondano il ritmo con movimenti buffi e ripetuti. Quella è danza, anzi, forse nell'espressione più pura. La danza è nata milioni di anni fa. Io l'ho conosciuta solo a 5 anni, ma lei, pur rimanendo sempre la stessa, ha cambiato per sempre ogni parte di me e di mia sorella, unendoci e creando nuove connessioni tra noi e con il mondo. Alla nascita ho avuto una asfissia neonatale che mi ha causato una tetraparesi spastica. Secondo le statistiche dei medici, le mie speranze di sopravvivere dopo i 18 anni erano praticamente nulle. Non mi sarei mai potuta alzare dalla sedia a rotelle e sarei rimasta per sempre un vegetale. Il mio destino sembrava segnato già nei primi istanti di vita. Eppure, nonostante le parole dei medici e le difficoltà, oggi sono qui. Ho 29 anni e sono tutt'altro che un vegetale. Ho tagliato numerosi traguardi nella mia vita. Sono laureata, ho aperto una scuola di danza insieme a mia sorella. Sto coltivando molti sogni e obiettivi e alcuni di essi li ho già anche realizzati. Il mio percorso di nascita, di crescita e di scoperta è iniziato in un momento specifico che ha segnato un vero e proprio punto di rottura con la mia vita precedente e soprattutto con i limiti che mi erano stati imposti. È successo un giorno, come gli altri, di tanto tempo fa, quando avevo solo 11 anni e ero uscita con i miei genitori per accompagnare i miei fratelli a scuola di danza. Vedendo gli altri bambini ballare, mi sono sentita privata da un'energia particolare, da un'euforia e da un entusiasmo intensi che successivamente ho imparato ad associare alla danza e al benessere che essa era in grado di darmi. Così, un giorno, lentamente, con fatica, mi sono alzata in piedi, appoggiandomi al muro, provando a imitare i passi che vedevo eseguire in sala. Ho cominciato a muovermi anch'io,
seguendo il ritmo e la figura dell'insegnante che dopo un po' si è accorta di me. Avrebbe potuto semplicemente ignorarmi, dopotutto non ero una sua allieva e nessuno aveva mai pensato che potessi davvero camminare, figuriamoci ballare. Ma non lo fece, anzi, si avvicinò a me e mi aiutò a danzare, sostenendomi con le sue braccia e guidandomi con i suoi piedi, permettendomi tramite il suo corpo di arrivare dove il mio era ancora bloccato. Grazie a lei ho sperimentato per la prima volta quel senso di comunione con l'altro, di sostegno reciproco e di condivisione che provoca l'atto di ballare insieme. E non ho più smesso, perché la danza è diventata il mio modo di connettere la mia mente e il mio corpo e allo stesso tempo me stessa con gli altri. La danza mi ha permesso di avere una percezione inedita del mio corpo, una consapevolezza che va oltre la coreografia e oltre il mio singolo involucro esterno, limitato nello spazio e nel tempo, perché mi ha permesso di creare delle connessioni nei movimenti e delle esperienze, connessioni che mi hanno legato a me stessa, in tutte le mie componenti, a mia sorella e infine al resto del mondo. Un legame indissolubile tra gambe e cuore, capace di far tremare i pavimenti, ma soprattutto le anime. La danza mi ha insegnato che le mie gambe sono solo protuberanze prive di vita, senza la guida della testa, che le braccia non sono che rami mossi dal vento, se non sono controllate dal cuore, che ogni piccola parte di me, anche quella più insignificante, conta, e conta perché senza di lei tutte le altre sarebbero orfane, e orfana sarebbe anche la mia danza. Pensate alla milza. Forse solo i medici e pochi altri sanno di preciso dove sia o a cosa serva, ma è la prima cosa a farci male quando corriamo, e in quel momento, solo in quel momento, ci ricordiamo di lei, che poi, quando si pensa alla corsa, si pensa ai muscoli, ai polmoni, al cuore, mica alla milza. Eppure lei esiste e si fa sentire. Lo stesso avviene per la danza. La danza non è solo gambe lunghe capaci di toccare il cielo e piroette senza fine, ma nasce dall'unione delle parti del nostro corpo in una rete profondamente e inevitabilmente connessa, ma questa rete non si ferma semplicemente al confine delimitato dal corpo e nemmeno alla mente. È una rete potenzialmente infinita di corpi e menti, di ballerini che in strada e poi su un palco portano non solo il loro corpo, ma l'espressione di ciò che sono davvero. La coreografia non si compone di passi, ma di persone. Così come un teatro non si compone di sedie, ma anche un pubblico, gli occhi che colgono menti che elaborano, cuori che sentono. La connessione mi ha aiutato ad andare oltre, ad unire corpo e mente, una rete infinita di corpi e menti diversi e diverse, ma che insieme sanno creare la coreografia più bella del mondo. Entrare per caso in quella sala di danza mi ha insegnato che il caso in realtà non esiste, anzi esiste nella forma di una rete, più che di un salto nel buio. Quella rete oggi è il mio corpo, la mia scuola, e le persone che con me vivono e danzano.
perché una solo emoziona, ma la danza di un'onda di persone commuove. Quindi non lasciatevi bloccare dall'idea di non potere. Insieme possiamo tutto, insieme balliamo tutto. Insieme balliamo tutto. Hello baby, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que esperaba este día. Tengo tantas cosas que decirte. Correspondido. Señor, okay.